A disegno i suoni provenienti dai mari artici, dalle foreste tropicali, ma anche, più vicino a noi, dal Mar di Sicilia e dagli Appennini temperati. Ieri e per l'intera giornata al cinema Lumière un appuntamento che ha rappresentato una novità assoluta per la città e per il Molise, davvero ricco di suggestioni l'ascolto, lo abbiamo verificato. La scelta della location da parte dei curatori di E-Conscience, dettata proprio dalla qualità dell'acustica apprezzabile in una sala cinematografica. Noi dell'associazione E-Conscience Abbiamo deciso di portare i suoni del, i suoni del mondo al cinema eh, al fine di sensibilizzare, sensibilizzare all'ascolto, eh, sono tutti suoni di rilevanza, di rilevanza eh, biologica e eh, suoni affascinanti anche da un punto di vista estetico, eh, molti hanno particolare musicalità. Eh, la risposta eh, sino ad ora è abbastanza positiva, eh, la gente è parecchio incuriosita da suoni di ambienti che neanche, neanche conosceva. Vengono proposti molti suoni di ambiente marino, difficili da ascoltare in, eh, diciamo, quotidianamente. Eh, abbiamo anche somministrato un, un piccolo questionario. Eh, Risultano, risultano parecchio affascinati appunto da suoni di balene, delfini, ma anche di primati, di, di zone geografiche abbastanza, abbastanza lontane da noi. L'iniziativa nelle intenzioni dell'associazione che annovara studiosi amanti del mare e dei paesaggi sonori ha rappresentato inoltre una riflessione sull'impatto dell'uomo sul paesaggio naturale. Insomma un modo certamente alternativo, ma crediamo efficace, per affrontare la questione inquinamento da un altro punto di vista, o meglio, d'ascolto. Questa è una delle, delle tematiche centrali della giornata. Eh, All'interno di alcuni file, eh, quindi alcune registrazioni, sono presenti suoni antropogenici. Eh, è proprio sul rapporto tra suoni biologici e naturali e suoni antropogenici che si basa, basa l'evento prendere coscienza del, del forte impatto del, dell'inquinamento acustico causato, da, causato dall'uomo. Abbiamo alcune registrazioni, per esempio, di, di Panarea, eh, dove è praticamente impossibile trovare all'interno della giornata momenti di, momenti di silenzio continuamente, cioè continua presenza di suoni di imbarcazione, sono tutte registrazioni eh, subacquee, diciamo, marine, eh, 24 ore su 24 presenza di barche, traghetti, navi, eh, inquinamento acustico costante.